Un uomo solo al comando. È il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi che da oggi, dopo aver azzerato la sua giunta come gesto di apertura verso i dissidenti della sua stessa maggioranza, dovrà sostituirsi fino al prossimo consiglio comunale ai 9 assessori defenestrati. Ruolo arduo visto che in città le cose proprio non vanno, dalla pulizia che lascia molto a desiderare, la insopportabile lentezza nella pavimentazione del Corso San Giorgio, criticata per essere già sporca ed unta, i provvedimenti di retrocessione delle aree agricole, attesi da 2 anni da oltre 1000 cittadini e la ricostruzione post-sisma che proprio non decolla, con 4000 sfollati fuori casa. Un gesto, quello dell'azzeramento della giunta, deciso dopo una riunione di maggioranza che ha preceduto il Consiglio Comunale del 6 giugno, saltato e riconvocato esattamente tra una settimana. A quella data il sindaco Brucchi è convinto di ritrovare i numeri giusti per andare avanti e per individuare nuovi assessori che possano placare le pretese degli oppositori. Strategie politiche lontane ed incomprensibili ai tanti teramani che assistono sin dal giugno 2014, data in cui Brucchi è stato eletto per la seconda volta, ad una serie di tensioni all'interno della maggioranza di centrodestra che hanno portato a 2 rimpasti di giunta, ad abbandoni da parte di tanti alleati ed infine fine alle dimissioni tattiche del sindaco che ha poi ritirato. L'opposizione va giù dura, parlando di pagine penose scritte da questa amministrazione che difficilmente ritroverà compattezza e fiducia tra i suoi stessi componenti, ma soprattutto verso i suoi elettori. 7 giorni per riflettere e il 13 giugno al prossimo Consiglio Comunale sono in tanti a credere che si consumerà una nuova recita dal titolo Il nulla cosmico.